Buongiorno, benvenuti a questa diretta del 26 novembre 2018. Oggi è lunedì, quindi questa sera c'è Quarta Repubblica e chi non si collega con Rete 4 in prima serata è un traditore. Allora, che cosa è successo oggi? Beh, insomma, io questa mattina mi sono svegliato dopo aver visto ieri un reportage delle Iene, che è riportato, diciamo, in prima pagina sul giornale di Sallusti, ma è ricordato anche dalla Corriere della Sera e da Repubblica con una pagina intera, mentre Corriere della Sera c'ha un taglietto. Beh, che cosa dice, buongiorno Agustin, che cosa dice il reportage delle Iene? È una cosa molto semplice, cioè un dipendente della ditta Di Maio, del papà di Di Maio, 8 anni fa fu assunto in nero, fu pagato in nero, poi si fece male e quindi quando ti fai male in un cantiere devi portare la persona in ospedale, lì ti chiedono dove ti sei fatto male, e lui disse che era nel cantiere di Maio padre. Sostanzialmente, per farla breve, il papà di Di Maio aveva una ditta di costruzione edile e, secondo l'accusa di questo ex suo dipendente, che è abbastanza certificata perché anche Di Maio stesso dice che forse è avvenuto qualcosa di quel tipo nell'azienda di suo padre, ma lui non ne era al corrente, il papà di Di Maio, come spesso avviene purtroppo in Italia, assume in nero. La cosa poi si scova quando la persona si fa male. Tra l'altro, quando si è fatta male questa persona, il padre non l'ha assunta, ma insomma ha traccheggiato. Questo si è dovuto rivolgere alla CGIL. Voglio dire, una delle tipiche storie delle aziende italiane. Allora, questa mattina mi sono svegliato leggendo questa storia e ho pensato: che cosa sarebbe successo? Anzi, che cosa è successo, come nota bene Franco Becchis oggi sul Tempo, se il papà di Maio fosse il papà di un renziano e non di un grillozzo? Che cosa sarebbe successo se il papà di un ministro dello sviluppo economico, il cui ministro dello sviluppo economico tra l'altro è oggi proprietario di quella società edile, quindi ha una responsabilità oggettiva che deriva dal nero fatto nel passato, secondo il Movimento 5 Stelle, un'azienda che si comporta in questa maniera, non lo so, la chiudiamo? Non c'è prescrizione per questo reato commesso dal padre, assumere una persona in nero e non dichiararla e poi soprattutto obbligarla a non dichiarare che quella prestazione è avvenuta all'ospedale quando si è fatto male, che è avvenuta nella sua azienda. Insomma, se nel mondo della non prescrizione, lui, cioè oggi Di Maio, sarebbe responsabile in quanto azionista della società che fece questa cosa per le cose avvenute nel passato, una responsabilità oggettiva. Con la 231 forse gli avrebbero chiuso l'azienda. Allora io mi chiedo: cosa sarebbe successo se il ministro dello sviluppo economico non fosse stato Di Maio ma un renziano? Cosa sarebbe successo se il ministro dello sviluppo economico non fosse stato un Di Maio ma fosse stato un Berlusconi, un democristiano, un socialista, un comunista? Gli avrebbero fatto un mazzo così, gli avrebbero detto i grillozzi, avrebbero urlato allo scandalo. E lo stesso criterio per il quale nei giorni scorsi Di Maio non ha fatto candidare un suo candidato a Corleone, perché ha fatto una foto non con un mafioso ma con un parente acquisito di un mafioso, e tra l'altro quel parente acquisito del mafioso aveva detto che lui odiava la mafia. Cioè, solo perché si è sposato una sorella di un mafioso o una parente di un mafioso e lui ha detto io non c'entro nulla con la mafia, quello non può essere un sindaco grillino. Quindi non c'è neanche un padre in quel caso, c'è una parentela di una parentela. Invece Di Maio, che c'è il padre, che come certifica il giornale, case abusive, condoni fiscali, lavoratori in nero, almeno uno, allora in quel caso va tutto bene. Anche per me va bene. Io sono convinto che il nero è una endemico in questo paese, finché avremo tasse, regole e la mostruosità dell'impalcatura di onestà che questi cretini vogliono addirittura rendere più dura. L'hanno fatta i vecchi, ma questi la vogliono rendere più dura sull'altare di un controllo totale. Beh, questi oggi invece, come si vede nel video, mi ha fatto quasi pena Di Maio ieri nel video, perché si capisce che, come dice Becchis, che Di Maio non ne fosse al corrente di questa cosa, è del tutto evidente. Ma il punto fondamentale è che è welcome in the real world, e noi a questi gli facciamo il reddito di cittadinanza. Quel lavoratore che ha denunciato perché gli faceva comodo, ma per un anno ha fatto il lavoro in nero come se nulla fosse, è andato alla CGIL e ha preso 500 euro per fare pari e patta, e oggi ricatta il ministro dello sviluppo economico. Beh, noi a quello gli diamo il reddito di cittadinanza. Di Maio, lo stai facendo tu? Beh, vabbè, insomma, io lo trovo sì peggio di San Giusto. E comunque ricordatevi, quando
parli di UNICEF. Parli di UNICEF. C'è il deficiente che mi scrive: parli di UNICEF, delle questioni che riguardano Renzi. A me di Renzi non me ne fotte nulla, è morto, non esiste più, è finito il PD. Avremo per i prossimi 20 anni un governo che sarà più o meno Movimento 5 Stelle, più o meno Lega, e di questi ce ne occupiamo, come ci occupavamo del PD. A me mi venite a raccontare del caso UNICEF, mi viene il sangue al cervello. Allora, le Iene, cioè Berlusconi scatena anche le Iene, questo è, ecco, Carola May, brava Carola, brava, tu hai esattamente capito come funzionano le Iene, tu hai esattamente capito come funziona il sistema Mediaset, complimenti, il solito genio. Invece di occuparti della luna, ti occupi del dito, sta deficiente. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Lo sto difendendo Di Maio dal punto di vista sostanziale, lo sto attaccando dal punto di vista di coerenza, cioè se questi non si rendono conto che il mondo è fatto dalle imperfezioni, la vita è grigia, non c'è solo buona fede, che oggi in un'intervista il ministro della giustizia ha la precisa domanda: che cosa ne pensa del fatto che lei, Liana Milella, su Corriere della Sera, gli dice lei è un giustizialista? E lui dice: io non sono un giustizialista, io rispetto il contratto di governo. Allora, intanto nel contratto di governo non c'è scritto che la prescrizione deve essere abolita, ma c'è scritto che la prescrizione deve essere rivista. E lui che cosa fa? Lui dice: no, non sono giustizia, perché il contratto di governo, che è la Bibbia, il contratto di governo, non l'avete fatto voi questo contratto di governo, una roba fantastica. E riguardo alla questione di Mario, però un'ultima cosa me la dovete far dire. Ma com'è possibile che il Fatto Quotidiano, cioè il giornale che ci ha preso per le orecchiette così negli ultimi 20 anni, 10 anni, da quando esiste, senza nessun contributo pubblico, fa un mazzo così ai padri, ai figli, ai nipoti, ai parenti, alle donne, a tutti quanti, come ricordava Mattia Feltri, anche le donne che vanno a casa di Berlusconi diventano delle prostitute, mentre invece oggi fa una notiziola così di queste dimensioni in prima pagina, perché la notizia del Fatto oggi qual è? Sarebbe frizioni sui medici e i doni delle case farmaceutiche. Questo è il titolo del Fatto. Cioè, io mi viene da ridere. Oggi il Fatto che cosa titola? Non sul suo moralismo solito, cioè che il ministro del lavoro c'ha il padre che fa il lavoro in nero. No, non so se vi è chiaro, il ministro del lavoro c'ha il padre che assume in nero. Questo magari è un titolo da qualche parte, poi anche per difenderlo, anche per trovare una giustificazione, è un titolo. No, il titolo è il del Fatto: frizioni sui medici e i doni delle case farmaceutiche. Ma io, cioè, non ci posso credere, sembra una barzelletta, Travaglio, sembra una barzelletta. Oggi sulla fenomenologia di Travaglio si occupano... si occupano al Fatto, scusatemi, al Foglio ovviamente, non al Fatto, e contro il metodo Travaglio sono Manconi e Graziani che scrivono un lungo articolo, di solito 2 o 3 pagine, che per me è un po' lungo. Ma le case abusive di Ischia erano di Di Maio? No, non penso proprio che fossero di Di Maio, comunque quel tipo lì di pseudo condono è sempre del giallo-verdi. Però insomma, ritornando al metodo Travaglio del Fatto, oggi partono i due giornalisti a raccontare la prima infantilesca attività, che secondo me è molto aggressiva, di prendere in giro le persone per i loro cognomi. Sul caso Di Maio direi che abbiamo detto abbastanza. Bekis, il Fatto che non lo cita, ma la notizia di giornata, perché sui mercati oggi l'unica cosa che conta, è che Salvini avrebbe aperto alla riduzione del deficit, dicendo: non mi inchiodo i numeretti. Non mi inchiodo i numeretti, la vita purtroppo con questi burocrati è fatta di numeretti, ce lo potevi dire prima, perché purtroppo sui numeretti, nonostante quello che dica la Castelli, i risparmi degli italiani ci giocano. Un 0,2-0,3 di deficit in più o in meno oggi ha voluto dire, sul mercati finanziari, che ormai è 1 ora e mezza che sono aperti, 3% in più, 4% in più per le banche, lo spread a 2,80. Allora in fondo i numeretti non li trattiamo così male, perché l'idea che i numeri non contino, che non conta nulla, forse è un po' un'ingenuità che forse Salvini sull'economia se la deve dimenticare, perché i numeretti contano, tant'è che, come detto, oggi si deve rivedere un po' come sarà questa legge finanziaria. Si è in dubbio se togliere un po' di roba, e questa è la lite che sta avvenendo secondo i giornali, nel retrocedere dei giornali, tra Salvini e Di Maio, per capire se si deve rinunciare un po' al reddito di cittadinanza per gli operai di Di Maio, o si deve ridurre un po' la pensione a quota 100 per gli amici di Salvini, anche se questi sono i due costi pensi elettorali. Oggi sui giornali, mi sembra sul Messaggero, è stata
notata come in realtà le pensioni potrebbero ancora essere meno costose, cioè quota 100, perché addirittura si arriverebbe a un cumulo, il divieto di cumulo tra pensionamento anticipato e lavoro, quindi tu se vai in pensione a 62 anni non puoi più lavorare perché te lo tasserebbero al 100% sostanzialmente tra 1 e 5 anni. Chi vuol sapere questo guardi questa sera Quarta Repubblica perché ne parleremo, o comunque oggi qualche anticipazione sul Messaggero. Grandissimo, grandissimo come sempre Belpietro, direttore della Verità, che sfotte quelli di Repubblica che ieri si sono ritrovati al Teatro Brancaccio e, come ha definito Belpietro, una mesta manifestazione di giornalisti per la libertà di stampa. Dice: sono gli stessi giornalisti che ogni tanto si mettono la maglietta viola, che ogni tanto fanno i post-it sul fatto della stampa imbavagliata, ma erano specializzati nel farlo con Berlusconi e oggi col Movimento 5 Stelle e la Lega. Ma dove erano, chiede Belpietro, quando ci furono gli editti meno visibili ma altrettanto dolorosi di Renzi? E cita anche indegnamente il sottoscritto. Ringrazio Maurizio Belpietro perché forse è l'unico che se lo ricorda. Buttafuoco oggi sul Tempo dice: ragazzi, questi della Repubblica piagnucolano per la libertà di stampa che non ci sarebbe, cosa che invece ovviamente tutti noi sappiamo che c'è oggi in Italia. Ma in realtà i poteri non sono quelli dei 5 Stelle, ma sono quelli di Repubblica. Devo dire che Buttafuoco non ha tutti i torti in questa sua analisi. Dove sono finiti i fan di Macron? Si chiama Maurizio Tortorella, molto divertente. Da Fassino a Renzi alla Mogherini, all'inutile Mogherini, a Calenda, sono i nomi che tira nel suo pezzo Tortorella oggi sulla la Verità, anche questo, dicendo dove sono finiti. Bellissimo Fabrizio Rancone, una volta tanto, lui è uno molto rancoroso, molto cattivo nei suoi pezzi, non è uno stile che mi piace, ma oggi quando racconta e mette in contrapposizione quello che è successo l'altra sera tra la Castelli viceministro che dice al ex ministro Padoan, economista, e gli dice: ma questo lo dici tu, cioè che aumentando lo spread aumentano anche i tassi sui mutui, mentre è una lezione numero uno di economia che la Castelli non conosce evidentemente, e Ronconi la prende in giro, e devo dire il pezzo che ne esce è godibilissimo oggi sul Corriere della Sera. La sintesi ve la dico molto semplicemente: quando c'è qualche deficiente che ancora continua a dire che i mutui sono legati a l'Euribor o al Libor, ragazzi, la cosa è molto semplice: se lo spread aumenta, cosa vuol dire? Che i titoli che hanno le banche, i titoli di Stato che hanno in portafoglio le banche, per fortuna che ce l'hanno perché noi italiani non li compriamo i titoli di Stato, i titoli che hanno le banche, siccome le banche devono fare mark to market, cioè dare un prezzo ai titoli praticamente giorno per giorno, se gli interessi aumentano il prezzo dei titoli diminuisce, quindi le banche sembrano che avere meno soldi, meno patrimonio. Se hanno meno patrimonio hanno più difficoltà a prestare, perché prestano i soldi in funzione del patrimonio che hanno, e quel poco che prestano lo prestano a tassi più alti. Quindi cosa succede? Se aumenta lo spread, le banche si sentono con un patrimonio più stretto perché devono ogni giorno verificare il loro patrimonio, e quindi prestano a tassi più alti perché hanno meno soldi da prestare. Ci arriva anche un bambino di terza elementare, questa cosa qua basta spiegarla una volta, poi dopo l'abbiamo capita tutti, lo dicono, ma non è una cosa che si discute. Anche Tridico, non so, l'economista marxista che sta facendo il reddito di cittadinanza, questa cosa la racconta ai suoi studenti. Soltanto la Castelli forse questa roba non l'ha capita. Poi uno può dire: lo faccio ugualmente, ma non può non dire che lo spread e i mutui non c'entrino nulla. Intervista a Bonafede, ve ne ho parlato. Questa sera con Sallusti e tanti altri ospiti ci sarà il ministro Centinaio, poi ci sarà Belpietro, poi ci sarà anche Bruno Vespa col suo ultimo libro. Insomma, cercheremo di parlare delle vicende politiche e soprattutto quello che sta succedendo. Vale per i mutui futuri? Certo, Luca, vale per i mutui futuri, oppure vale se il tassi variabile, se un mutuo è a tasso variabile, vale anche per i mutui in essere, se i tassi di riferimento dei mutui variabili dovessero aumentare. E comunque sia, vi è del tutto chiaro che la vera obiezione non è quella che aumentando lo spread aumentano i mutui, ma chi fa aumentare lo spread. La fine del quantitative easing di fatto comporterà un aumento dello spread, anche se ci fosse qua Babbo Natale o Mazinga Z a governarci. Ciao a Filavena, che è appena arrivata, ciao Rosanna che ci saluta, Sergio D'Aquila: il problema è quel buffone di Grillo. Beh sì, Grillo è veramente un buffone, oggi troppo moscio, non sei, non, Nicola, vabbè, Guido un abbraccio, François come sempre, questa sera ci vediamo. Tutti a Quarta Repubblica per una versione chiara e reale come la zuppa per Paolo, no, la zuppa è molto più chiara, ve lo devo confessare, la zuppa mi rende più libero di qualsiasi trasmissione televisiva dove io, see you tonight, Anna Maria, ciao!